Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video molto umile, la truffa delle web agency, ok? Per cui vi racconterò un po' di cose a livello matematico. Difatti, per la prima volta avrete modo di vedere io che tasteggio sulla tastiera, ok? Per cui, di cosa parliamo oggi? Mi presento Simone Rossi, agente immobiliare, 2018 missionario 2020, primo team Remax, 100 transazioni e 3 milioni di fatturato in 5 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, una scuola di formazione, quella che mi interessa di più in questo momento, condividere con migliaia di agenti immobiliari che stanno ottenendo dei risultati. Vedete una marea di video testimonianze nel nostro canale. Ma veniamo a noi, allora, le truffe delle web agency. Vediamo come si propone. Vediamo le caratteristiche, ok? Prima cosa che vi propongono, 30 contatti al giorno, al mese. Ok? La seconda delle campagne super profilate al 100% su Facebook. Ok? Quindi, innanzitutto, queste ragazze non sono campagne di marketing, ma sono campagne di lead generation. Ci tengo a dirlo, quindi questa fanno pubblicità su Facebook. Bene? Con le solite campagnette truffaldine che insomma fanno percepire all'utente una valutazione online che non arriverà mai, ma sono contatti che mandano a un agente, per cui lo stanno già facendo tutti. Qual è il problema, ragazzi? Ve lo spiego subito con la matematica. Premetto, io in passato ho utilizzato una o due ed è andato molto bene, ok? Ma erano altri tempi, ok? Erano 2, 3, 4 anni fa, non mi ricordo, ma adesso è impossibile. Vi spiego il motivo, ragazzi. Voi qui pagate di solito 1000 euro. Vado a memoria, ok? 1000 euro al mese per avere la promessa di avere 30 contatti. Innanzitutto partite da un presupposto: nel marketing non si può promettere nulla. Quando c'è qualcuno che promette, attenzione. 1000 euro. Allora, ragazzi, voglio essere chiaro: 500 le devono guadagnare loro, non sono lì gratis. E 500 le investono in traffico su Facebook. Ok? 500 euro al mese. Noi avevamo delle campagne su Facebook e non erano degli stupidi chi lo faceva, erano dei media buyer verticalizzati su questa roba qui. E a noi, negli ultimi mesi, i lead su Facebook venivano dai 30 ai 40 ai 50 euro l'uno. Quindi significa che un lead, un cliente che alzava la mano dicendo sto pensando di vendere, non sto dicendo che vendeva, sto pensando di vendere, inseriva nome, cognome, mail, eccetera, veniva a costare 30, 40, 50 euro. Per cui faccio la media. Prendi 500 euro, diviso 40 euro, il costo di un contatto, 500 diviso 40, mi dà 12,5 contatti mese. Mese. Quindi la domanda è, secondo voi, se i costi sono questi, i soldi che investono questi sono questi, come mai non salta fuori 30? Come fa a saltare fuori 30 contatti? Un po' di ipotesi, fake. Seconda ipotesi, allargano la campagna anche per inconsapevoli che pensano di compilare e fanno compilare al figlio mentre giocava su Facebook o tutta sta roba qui. Non sta in piedi a livello matematico, per cui 30 contatti così non saltano fuori. E aggiungo, questi 12 e mezzo non pensate che sia gente pronta a vendere. C'è quello che vuole liquidare il fratello, la mamma, la zia, il cugino, eccetera, eccetera, eccetera. Non vuole assolutamente vendere. Uno che sta pensando di fare una somma del suo patrimonio o uno che venderà tra 5-6 anni. Ok? Per cui ragazzi, non si può fare. Perché se voi scorrete il feed, vedete che di campagne di questo tipo in città grandi ce ne sono 30, 40, 50. Allora ragazzi, se lo stagno, ok? Che è composto dalle persone che vogliono vendere, è così. E c'è una canna, ha un senso e può funzionare come funzionava 3-4 anni. Ma nel momento in cui lo stagno dei venditori, questo anzi addirittura si è rimpicciolito negli ultimi 2-3 anni perché sono meno case in vendita rispetto a qualche anno fa. E le canne sono tante, con canne intendiamo tutti quelli che fanno campagne. Capite che la quantità di persone che dovrebbero mettere in vendita la casa dovrebbe essere 10 volte di più rispetto a prima per avere gli stessi contatti. Ma siccome addirittura le persone che vogliono vendere sono meno e le canne sono di più, vi dico ragazzi che non funziona più. Non so più come dirvelo. Non so più come dirvelo. Oltre al fatto che tutte quelle campagne lì ormai non se le fuma più nessuno, perché quando una cosa è una novità ha un senso, ormai lo sanno benissimo i venditori. Quindi non si può fare.
E soprattutto non si può fare, ragazzi, utilizzando lo strumento più caro in assoluto, che è Facebook. Ok? Non si può fare solo con Facebook. Noi abbiamo 4, 5, 6 rubinetti aperti. YouTube, Facebook, LinkedIn, l'offline, rivista, e gruppi di lavoro, applicazioni. Ci sono, ragazzi, di tutto e di più. E tutta questa roba qui, per farla, richiede delle personalità, delle professionalità, copywriter, media buyer, servono dei tecnici, servono degli esperti in ads, servono degli esperti di YouTube. Per cui stiamo parlando di 5, 6, 7 figure diverse che ho all'interno della mia azienda, che mi costano 5.000 euro al mese. Ok? Per cui, ragazzi, ve lo dico, non vi fate prendere per il culo. Non so più come dirvelo. Non vi fate prendere per il sedere. Poi, se ci volete credere, amen. Se avete dei soldi da buttare, bene. Ma altrimenti, ragazzi, non funziona. Servono un ecosistema di marketing, non delle campagne su Facebook. Un ecosistema di marketing che spazia dall'A alla Z, che va a beccare un pochino tutti, sia la persona di una certa età che non è sui social, e allora arriva la rivista, però la rivista va fatta, lo so, oppure la newsletter, però la newsletter va fatta, oppure la campagna di LinkedIn, però la campagna va fatta, i video di YouTube, però bisogna pensare cosa dire, lo so, perché ci sono passato, ok? Proprio per questo, dal momento che ci sono passato, se uno ne ha voglia, io ho lanciato da qualche giorno una piattaforma che si chiama Team Marketing d'Assalto, che è la possibilità vostra di personalizzare i miei materiali di marketing e utilizzarli nella vostra realtà. Per cui quelli che io continuo a fare per me, voi potete in qualche maniera abbonarvi a questa piattaforma, che in qualche maniera interagite con dei miei professionisti, un grafico, eccetera, e vi dà la possibilità di avere la rivista la rivista col vostro logo, il vostro posizionamento, la newsletter, le migliori ads che funzionano, anche, come posso dire, il calendario editoriale, quello che dovete dire su YouTube. Lo dovete un po' personalizzare, ragazzi, però vi do i tre quarti dello schema. Come farlo? Quali sono i temi? Avere un calendario anche sui social in generale, non parlare così alla cavolo, ok? Per cui questa possibilità è una possibilità che dura, non mi ricordo fino a quando, sempre il 18 maggio, per cui se siete interessati, qua nella descrizione avete la possibilità di farlo veramente marketing a un costo di un decimo rispetto a quello che pago io. Però è questo che dovete fare, non fare il mordi e fuggi, perché queste campagne di lead generation che girano su Facebook non fanno brand, non fanno crescere la vostra reputazione e la vostra autorevolezza, perché c'è vendi casa a Bologna, appunto, non c'è la vostra faccia e quindi il rischio di arrivare sempre a casa del cliente da perfetto sconosciuto. Invece la realtà è che ci dovrebbe essere una fase dell'attrazione fatta da determinati materiali, una fase dell'educazione dove il prospect, il cliente che deve vendere, capisce chi sei, chi non sei, perché dovrebbe fare con te, i risultati sul mercato, in che cosa ti differenzi dagli altri, in modo da arrivare a casa sua che è già educato, profilato e soprattutto non sei uno sconosciuto, ma sei una persona che in qualche maniera ha impattato su lui banalmente vedendo il materiale che hai a disposizione di marketing, online e offline. Quindi, se ti interessa questa partita qui, in descrizione trovi qui sotto il numero verde 800-801-477 oppure un link dove ti iscrivi e a quel punto vedi un pochino tutto. Ok? Ciao ragazzi, statemi bene, Simone Rossi, Bologna.